Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sì, ma se tu pulisci mentre... E qua sigla. Tam, tam, tam. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi invitiamo a prendere l'aperitivo a casa nostra. Avete presente quando avete ospiti a casa e non avete voglia di sbattervi a fare l'aperitivo perché avete già cucinato un milione di cose e quindi, siccome l'aperitivo lo dovete fare, aprite un pacchetto triste di patatine e due crodini? Ecco, qui interveniamo noi. Vi insegniamo a fare un aperitivo super semplice, massima resa, minima spesa. State con noi. Allora ragazzi, per quello che riguarda gli ingredienti non c'è una regola precisa da seguire. Sapore, colore e consistenza. Quindi vi faremo vedere degli ingredienti di colori diversi, di consistenze diverse, che stanno bene insieme. In generale noi abbiamo comprato del pane, quindi grissini, schiacciatine, taralli, pane da tagliare a fette sul quale magari spalmare qualcosa, dei salumi, quindi magari della mortadella, del crudo, del cotto, delle olive, olive di buona qualità. Mi raccomando, se gli ingredienti che comprate non sono di buona qualità, il risultato finale non sarà di buona qualità. Del patè di olive, del miele, dei formaggi di vario tipo, pasta morbida, pasta più dura, dei salami. E poi, spesso sottovalutati negli aperitivi e nei taglieri, la verdura, i pomodorini, la frutta secca. Questa cosa farà svoltare il vostro aperitivo, sia a livello di gusto, sia a livello di consistenza e sia a livello di colore. Scegliete un bel tagliere con una bella forma. L'equilibrio visivo e la gradevolezza di tutto quello che andrete a disporre sulla tavolozza dipende molto dal bilanciamento tra elementi ordinati ed elementi disordinati. Ricordate sempre di utilizzare ingredienti di buona qualità, perché se li comprate buoni avete già fatto il 50% del piatto. Ad esempio, non comprate le olive già denocciolate del barattolo. Il risultato finale sarà un gusto di un'oliva denocciolata del barattolo, quindi non andrete molto lontano. Allora, partiamo dal presupposto che io ho finito e Franci è ancora in alto mare. Perché mi sono bloccata? Perché sei lenta. Guarda, guarda che meraviglia. Guarda che capolavoro d'arte moderna che t'ho fatto. Spacca ragazzi il mio tagliere. Se ci avete fatto caso, non abbiamo cucinato niente, abbiamo solo assemblato cose. Quindi se comprate gli ingredienti giusti, di buona qualità, di colori e consistenze diverse, vi toccherà poi solo assemblarli. E lì il limite è la vostra fantasia. Nell'insieme il risultato finale è molto molto gradevole. Anche quello di Franci, devo dire, sta prendendo una sua forma. Chiaro, non c'è paragone, questo qui, lo so ragazzi, è molto più bello, ma cosa vi devo dire? Allora, quindi ragazzi, che dire, questi qua sono i nostri taglieri. Mettete un like al video se vi sono piaciuti, se vi è piaciuto il video in generale. Soprattutto diteci nei commenti se è più bello il mio, come mi pare ovvio, o se è più bello quello di Franci. Come pare ovvio invece a me. O se vi fanno schifo entrambi, scrivete "ci fanno schifo entrambi". Noi non vogliamo incoraggiare commenti. Non vogliamo incoraggiare. Distruttivi. Non vogliamo fomentare la rissa nei commenti. Quindi ragazzi, cin cin, alla vostra. E mo, visto che abbiamo fatto sto aperitivo, ma in realtà sono le 3 del pomeriggio, dobbiamo sfonnarci con questa roba qui perché l'abbiamo fatta solo per girare il video. Mi raccomando, condividete, iscrivetevi, soprattutto fateci sapere se vi è piaciuta l'idea che abbiamo fatto una ricetta, perché vorremmo provare a farne altre anche più avanti, magari anche un po' più complicate, di un assemblaggio di un tagliere. Per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao.